Riportala al campo. Non so dove sia Sabala e non mi fido di lui. Che succede con Sabala? Non ora. Abbiamo problemi più grandi. Pagan sta per colpire Utkarsh con l'artiglieria. Non deve succedere. Distruggi quei cannoni prima che cancellino Utkarsh. Ok, va. Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Far Cry 4. A quanto pare siamo pronti per svolgere l'ultima missione, che penso sia. A che porta è l'obiettivo? Mi dice che è di qua, però non so se sto andando giusto, ragazzi. Ah, Utkarsh. Ah, eccolo là, finalmente. Lo vedo il simbolo. Dicevo, che siamo pronti per le battute finali. Con un bel girocottero, ne? Poi veramente ragazzi, che fine ha fatto Sabal? Vabbè, almeno Badra non dovrà perdere le sue grazie. Fai evacuare il villaggio. Non faccio evacuare perché me lo dici tu. Postazione, come la distruggo? Batteriani, ho inviato delle guardie a controllare le porte. Shot. Para. Non posso curare. Thank you.
Olle, hai fatto male i tuoi conti, bello. Muori. Ora però non lo vedi più, perché sei morto. Beh, li uccidi tutti. Chi manca ancora? Muoviti, però, ad arrivare, stupido coso. Andiamo, andiamo. Abbiamo distrutto l'elicottero. Andate però a farlo. Che diavolo? Da dove veniva quello sparo?
Dai, 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 veloci. Forza. Questo è l'ultimo. Se non fosse per te sarei morto. Grazie. Coprici mentre piazziamo gli esplosivi. Aia! Fatto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabotato! E anche te allontanati. Boom, bitch. Ce l'abbiamo fatta finalmente, raga. Olè. Ecco. Tutto fatto. Avrebbe adorato al suolo Utkash se ne fosse stato per te. Non credo che la gente sappia quanto ti devi a Jai. Ma dai. Occupati di tutti i tuoi affari inconclusi. Dopo avrò bisogno della tua attenzione totale. Oh. Beh, curiamoci un attimo. E ci vediamo da Amita, ragazzi. A dopo. Ok, siamo arrivati. Allora, adesso andiamo a vedere Amita che caspiterina vuole. Parla. Che vuoi? Dove sono tutti? Sono al Kalash. Dove? Siamo pronti all'ultimo assalto. Ah. Ci siamo, tutto per tutto. Sabal sta dividendo un sentiero d'oro. Mette a rischio il nostro futuro, Ajay. È ora di finirla. Mi stai chiedendo di... Ti sto dicendo di ucciderlo. Eh? Sto usando delle parole ben precise, Ajay. Non lasciare che se la cavi così. E poi, pensi che accetterebbe il fatto che l'hai tradito prendendo le mie parti? No. Sabal deve morire per forza. Ah già. Sta attento. Il sentiero d'oro ha bisogno di te. Mi servi. This...
sai, da qui mi sembra di vedere le tue sopracciglia aggrottate. Cosa vuoi, Pagan? Che modi. Chiamo solo per sentire come stai. Ho sentito che i tuoi amici stanno avendo una scaramuccia. No, deve essere difficile per te trovarti in mezzo. Le scelte sono difficili. Credimi, ci sono passato. A dirla tutta dovresti essermi grato per le scelte che ho fatto. Scelte come Yuma. Sono andato in televisione per servirtela. Io odio la televisione e la radio mi si addice molto di più. E tu ti sei fiondato sull'opportunità. Povero Yuma, ci mancherà. Ti mancherà, semmai. Selena, ho scelto te invece di lei. Ma è stata la scelta giusta. Vedrai. Non lo so, vai di corsa. Hai cose da fare, roba da distruggere. Ti lascio andare. Ma non dimenticare. Le scelte hanno delle conseguenze. No, detto da uno che comunque non ha fatto altro che seminare panico e terrore per tutto il Kirat, direi di sì. Ah dai, voglio che tu sappia che non è una decisione presa alla leggera. Sabal non abbandonerà mai le sue idee. Se lo lasciamo vivere, prima o poi darà vita a un altro gruppo di ribelli. Ucciderlo ci permetterà di unire il sentiero d'oro, evitando una seconda guerra civile dopo quella con Pagan. Bene, ci chiamano Ajay il Levita Guerre. La cosa giusta sarebbe quella di lasciarvi litigare fra voi due e saccagnarvi di botta più non posso, però mi ritrovo nel mezzo e non posso fare altrimenti, Amita. Ma Sabal è andato a fare a compagnia ad Heidi? Non lo so io, raga. Scusate, avete visto Sabal? No. Non hanno visto Sabal. Troppo lontano ormai. Specone. Occasione sprecata. Ma quanto andiamo in... Vabbè, ci vediamo là direttamente, va. Eccoci arrivati. Sozzando l'eredità di tuo padre. Congratulazioni. Tutte le sue battaglie sono state inutili grazie a te. E la cosa più triste, fratello, è che hai consegnato tutto ad Amita. Ad Amita! Credi possa salvare Kirat? Come? Piantagioni di droga a perdita d'occhio. Reti per impedire i suicidi nelle città dove uomini, donne e bambini sono liberi di essere poveri. Una terra di pari opportunità dove tutti sono schiavi. Ti sembra il paese dove tua madre voleva che spargessi le sue ceneri? Quindi cosa farai, fratello? Vado, fratello. Vado. No, cioè, non ce l'ho fatta ad ucciderlo, raga.
sono occupato di Sabala. Mi dispiace, Azai. Doveva essere fatto. Ma non per questo è stato facile, vero? No. Ok, avremo tempo di pensarci. Ora invece abbiamo un paese da salvare. Ottimo. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima qui nello spazio commenti di YouTube. Ditemi se ho fatto bene a lasciare in vita Sabal o avrei dovuto sparargli in fronte. Ciao belli.